Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione. Ma sull'offerta che le è stata proposta è emerso un retroscena del tutto inaspettato. Ilary Blasi da circa un anno, dopo la precedente edizione dell'Isola dei Famosi, non è più apparsa in TV da protagonista. A parte nelle interviste in cui più volte è stata ospite a Verissimo, il suo spazio si è notevolmente ridotto. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di non affidarle nuovamente la conduzione del reality, tant'è che al suo posto è arrivata Vladimir Luxuria che da opinionista è diventata così conduttrice. Ilary non si è mai espressa al riguardo, forse perché presa dal caos della sua vita privata, a causa della separazione da Totti e del processo che sta andando avanti per quanto riguarda il patrimonio e gli orologi. In questi mesi quindi si è impegnata in altri progetti, lontani dalla televisione. Ma a quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, sta per ritornare in TV, anche se è spuntato un retroscena decisamente inaspettato sull'offerta che Mediaset le avrebbe fatto. Ilary Blasi, dopo l'assenza, torna finalmente in TV. La sua reazione fa presagire il peggio. Dopo un lungo periodo di assenza, in seguito alla decisione dell'amministratore delegato dell'azienda di non affidarle di nuovo la conduzione dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi sarebbe pronta a tornare in TV. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, a breve i telespettatori la rivedranno nuovamente in televisione, da protagonista, anche se non proprio in uno studio, ma su un palco importante come quello del Battiti Live. Come fa sapere Alessandro Rosica, che sui social si fa chiamare Chiocciola Investigatore Social, Mediaset le ha offerto la conduzione, insieme ad Alvin. Solo che, sembrerebbe che la proposta sia stata accettata non proprio con il sorriso sulle labbra. Ilary è nera, ma pur di farsi vedere in Mediaset ha deciso di accettare. Forse per chiunque sarebbe una bella proposta, ma non per chi guadagnava milioni ed era abituato a palcoscenici incredibili, ha scritto l'esperto del gossip. Dalle sue dichiarazioni quindi, sembrerebbe che Ilary abbia accettato l'offerta di Pier Silvio Berlusconi anche se non del tutto soddisfatta. Infatti, negli ultimi anni aveva sempre avuto ruoli di rilievo in programmi importanti e soprattutto su Canale 5. Avrà, però, modo di stare al fianco di Alvin, che l'ha accompagnata nel reality in veste di inviato fino all'anno scorso. Quest'anno, anche quest'ultimo è sostituito e al suo posto è arrivata Eleonore Casalegno.